Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo all'interno di una storica libreria indipendente di Milano, la Libreria Popolare di Via Tadino, che ci ha già ospitati in passato. E con noi c'è Francesco Morace, sociologo e saggista tra i più affermati esperti di tendenze, fondatore e presidente di Future Concept Lab. Ciao Francesco, come Ciao stai? Ciao Luisa, bene, grazie, grazie dell'invito. Benvenuto. Eh, grazie, ed è un luogo che mi è molto caro perché. Abbiamo l'ufficio in pratica a 30 metri e quindi è uno dei luoghi dove durante le giornate si viene per ragionare. A ragionare, guardare, sì, a ragionare sì, certo, sì. che bello entrare e in una scoprire. libreria e ragionare, sì. circondato dai libri, circondato dal mio, mio sogno. <ride> <ride> che cosa ci fa un sociologo a Poitando? Che cosa ci fa un esperto di trend? Perché ti ho invitato qui? Perché ho letto il tuo saggio che ho qua. La rinascita dell'Italia, una visione per il futuro tra etica ed estetica aumentate. E ho detto, quanta poesia c'è nel tuo saggio, quanto Dante, quanto Dante diciamo sognato, quanto Dante invece chiamato, che cosa, che sì, co che cosa eh, sottende questo tuo nuovo saggio? È scritto ma allora, tra l'altro in un modo diverso rispetto ai tuoi sì, precedenti. Sì, è tutto un po' diverso e tra l'altro La Scintilla è stata proprio una poesia, ma di questo magari poi parlerai tu. Eh, diciamo che è stato scritto durante i giorni del lockdown, eh, lo scheletro presisteva, quindi l'idea di scrivere comunque un libro sull'Italia, sulle sue potenzialità, sulla sua possibile rinascita era già, come dire, su carta, ma sicuramente poi il lockdown e la quarantena hanno fornito materiale vivo a, a, a questi pensieri che sono in qualche modo anche poetici, nel senso... Che ehm, il, il libro lavora molto sulle connessioni inaspettate, no? esattamente come fa la poesia. Quindi rispetto alla eh, progressione lineare di un romanzo, anche nel libro avrai visto che in ogni capitolo ci sono degli spunti che arrivano da mondi diversi, e l'obiettivo è anche quello di aprire molto la visione per affrontare questo futuro che ci aspetta. Certo, tra l'altro ricordiamo che Dante è il padre della lingua italiana e che ricorrono i 700. Dalla morta, l'anno prossimo faremo proprio un sacco di festeggiamenti. Ma noi, intanto, già poetando, stiamo facendo delle puntate dedicate a lui. È sicuramente uno di quei poeti che si pone su una linea politica e il suo verso è tra etica ed estetica, quindi ci sta perfettamente col, col tuo titolo e ci sta perfettamente con la tua narrazione. Eh, il percorso di rigenerazione che auspichi e descrivi nel tuo libro in otto passaggi è quasi in effetti una narrazione da contrappasso, quella che di fatto il nostro vate ci ha insegnato. Quindi c'è speranza secondo te o siamo definitivamente all'inferno e da lì non possiamo più risorgere, rinascere? No, no, c'è speranza, e qui l'ho anche citato nel libro: è importante ricordare quello che diceva Olderlin, no? cioè laddove cresce eh, il rischio e la paura, cresce anche la salvezza. No? Quindi ciò che alla fine impaurisce anche ciò che ti salva. Eh, non siamo mai stati tanto impauriti, io credo, almeno per le nostre generazioni, e quindi inevitabilmente stiamo, e su questo devo dire, noi italiani siamo bravi, immaginando dei percorsi alternativi, lo stiamo facendo in modo poetico proprio perché non c'è una linearità in tutto questo. Ad esempio ci sono tanti progetti che stanno emergendo dai territori, tante idee. Molto alimentate dalla solidarietà, dalla reciprocità, dall'idea e cioè che in questo caso davvero non ci si salva da soli, come ci ha raccontato e spiegato il Papa, ma nello stesso tempo come la creatività all'italiana sia davvero una straordinaria opportunità. E quindi nel libro io immagino un po' proprio come Dante, una sorta di percorso iniziatico, otto tappe in cui si mescolano elementi che da sempre appartengono al nostro DNA, ad esempio la possibilità intergenerazionale di dialogare tra ragazzi che sono rimasti in casa, genitori, addirittura nonni, a cui magari i ragazzi hanno insegnato a usare Skype e Zoom. Un altro aspetto è proprio la qualità anche di un meridione, no? di un mondo che tra l'altro a cui io appartengo, perché io sono un napoletano che da 40 anni viva. A Milano, ma che in questa fase credo che stia eh, anche fornendo delle chiavi diverse dal nord, ecco tutto questo: questa sorta di grande laboratorio, come l'ho definito nel libro, un laboratorio sperimentale quasi un po' d'alchimista, da cui potrebbero emergere delle indicazioni che. In effetti potrebbero porre l'Italia sul confine eh, di, del mondo del futuro. Ecco. Ed è una situazione unica in cui da tanti anni non ci trovavamo. Forse il dopoguerra è stato l'unico momento, l'ultimo momento in cui questo è avvenuto. Pensiamo a quanto il design, a quanto la creatività eh, in quegli anni, gli anni del boom economico si siano eh, in qualche modo rigenerati. Ecco, rigenerazione credo che sia un po' la parola chiave che sottende tutti i passaggi del libro e poi anche il Rinascimento. Infatti l'ottavo punto di quelli che tu citavi poc'anzi riguarda proprio il Rinascimento, tu lo chiami terzo Rinascimento addirittura ed è proprio avviene per rilanciare il senso dell'Italia, un'Italia che riparte sempre rinascendo dalle arti, dall'etica e magari anche un po' dall'economia civile. Questo è un tema che, che tu porti avanti da, da parecchio tempo. Vuoi magari esploderlo un pochino? Molto volentieri, anche perché è anche il sottotitolo del libro, no? quindi Visioni del futuro tra etica ed estetica aumentata cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci siamo abituati in questi anni a vivere in una realtà aumentata in cui la dimensione digitale ha avuto evidentemente un grande ruolo e, e tra l'altro durante la quarantena questo ruolo si è umanizzato perché finalmente abbiamo usato sia i social che le piattaforme digitali per incontrarci tra di noi, per rassicurarci eh, anche tra virgolette per esprimere il nostro affetto e la nostra vicinanza a chi magari stava male, eh, ma nello stesso tempo non avessimo avuto il digitale, questa cosa non l'avremmo potuta certo. fare. Quindi, eh, in una dimensione di realtà aumentata dal punto di vista del digitale abbiamo imparato che anche l'etica può essere aumentata e che l'estetica deve essere aumentata e su questo allora ci si ricollega al Rinascimento, alle botteghe rinascimentali, alla capacità che in quel tempo c'è stata di inventare nuovi mondi partendo proprio dalla bellezza, dal saper fare, in fondo anche dal pensiero artigianale che poi diventava artistico e che ci viene riconosciuto in tutto il mondo, no? la cosa curiosa dell'Italia è sempre quella di essere riconosciuti dagli altri e, e poi solo alla fine eh, capire che noi abbiamo queste qualità e questi talenti. Ecco, se c'è un momento in cui tutto questo oggi può essere alimentato e rigenerato, è proprio un momento di grande difficoltà dove l'etica e l'estetica ci possono aiutare ad affrontare le nuove sfide. Sì, è un momento sfidante, non c'è ombra di dubbio. In questo periodo davvero richiede concentrazione, forza, studio e poi anche qualcosa di propulsivo, di positivo che ci porti a innalzarci ancora una volta. Come dicevi giustamente tu, l'Italia forse è l'ultima a credere in se stessa. Assolutamente <ride> sì, purtroppo. Però durante il primo lockdown tu hai, eh, scovando nella rete, trovato una poesia che poi è stata diventata famosissima di questa eh, giornalista che si chiama Irene Vella e che tu hai voluto mettere nel tuo prologo. Eh, sicuramente eh, la sua è una riflessione poetica che poneva la scrivente in un probabile futuro e quindi lei da lì, da un altro tempo, raccontava il nostro tempo presente che era quello del lockdown. Io invece però vorrei chiudere la puntata leggendo quella che io ritengo essere <ride> la tua poesia e che ha avuto altrettanto successo perché tu all'inizio l'hai in qualche modo condivisa con la rete ed è stata addirittura tradotta, vero mi pare? In, qualche in cinque lingue, sì, sì, <ride> è arrivata a quattro angoli del mondo. E sta nel retro. Della tuo, del tuo libro, se mi permetti la leggo abbastanza indegnamente. Il virus del contrappasso restituisce il tempo sacrificato riducendo lo spazio in cui poterlo vivere, vanifica le frontiere dimostrando che gli stranieri siamo noi, potenzia l'invisibile nell'era della visibilità, minaccia il respiro migliorando la qualità dell'aria. Vendica il mondo animale imponendo l'inaspettato della natura. Ridimensiona l'opinione del popolo valorizzando la competenza degli esperti. Penalizza il contatto fisico dimostrandone l'insostituibilità. Elimina gli eccessi dando forza all'essenziale. Isola le persone indicando il bisogno di reciprocità. Smantella il sovranismo alimentando la coscienza planetaria. Grazie a Francesco Morace, grazie, grazie per essere stato con noi e noi ci vediamo alla prossima puntata di Poetando, sempre su Rete55. Ciao!